Grazie, grazie. No, perché sai che adesso va di buono. Può essere attivata l'iniziativa di successo che abbiamo ottenuto in via Monterosa, solo 24 ore, l'avevamo. La scelta più naturale era di farlo in collaborazione con un momento di importanza straordinaria nella vita economica del paese. L'azione Fiera Milano è un coinvolgimento che magari non attraversa momenti non facili e quindi c'è importanza. All'interno della regione poi le province non sono tutte uguali, ci sono dei territori come Milano, come Bergamo, come Brescia, che anche nelle varie province ci sono situazioni che arrivano al confronto con la stessa corrente. Sia partner territoriali di questa iniziativa, da parte nostra, ripeto, grazie al direttore del settore del settore nel settembre 2018, lì vi ho scritto che la stata economica ogni giorno è capitato, parla poco trascura del racconto dell'economia. La dichiarazione di impegno che ho chiedo al presidente Bonometti di sintetizzarci il senso della la disponibilità e la decisionalità in questa iniziativa, anche è chiaro che il Sole 24 Ore nella persona del suo direttore è un elemento fondamentale per anche tutto il paese. Se le televisioni e i vari giornali dell'opinione pubblica che bisogna parlare di fabbriche, bisogna parlare di aziende all'inizio di questo mandato della regione Lombardia, dove abbiamo preso la competitività del sistema. E il secondo obiettivo che ci siamo posti con questo iniziativa è un esempio non solo per il nostro paese, lo stiamo facendo anche confrontandoci con lo zero virgola, come spesso ci presentiamo nei confronti del mondo, ma che ovviamente ha dei numeri assolutamente competitivi. In questi momenti sarà un elemento essenziale anche per noi per capire cosa e come costruire il nostro futuro. Perché vogliamo che si raccontino le eccellenze che troveremo. Quindi c'è ancora questa dinamicità che noi dobbiamo cercare di sostenere, di agevolare, di fare in modo che continui, di scrivere alla fine di questa visita sul territorio lombardo, di scrivere la città del resto del mondo. Noi invece dobbiamo cercare di essere in occasioni che l'innovazione, la ricerca, stanno offrendo. Noi vogliamo festeggiare, ma vogliamo soprattutto guardare al futuro, vogliamo cercare di capire quale sia la situazione delle eccellenze nel nostro territorio, quali siano le eventuali difficoltà che si possono rinvenire sul territorio e vogliamo essere in grado di progettare il futuro della nostra regione. Vogliamo essere in grado di avere una visione di dove dovremo investire le risorse e della direzione nella quale dovremo cercare di andare. Perché tutto il lavoro e le informazioni ricevute da questi 8 incontri serviranno a immaginare la Lombardia del futuro? Serviranno 50 anni, ho capito bene? Serviranno a immaginare la regione dei prossimi 30-50 anni e soprattutto io credo che questo sia un momento importante perché è il momento in cui si devono fare le scelte, è il momento in cui si deve decidere la direzione nella quale andare, è il momento in cui si deve stabilire dove si devono investire le risorse pubbliche e private. Quindi credo che sia un momento di discrimine fondamentale perché se aspettiamo temo che si sia poi troppo in ritardo e temo che il resto del mondo abbia preso delle decisioni senza che l'Italia e la Lombardia in questo caso le abbia prese. Noi non vogliamo farci trovare impreparati, ma vogliamo prenderle tempestivamente. Grazie.
Compito delle istituzioni è anche fare politiche industriali. Compito delle istituzioni è finalmente fare politica industriale, lo diceva bene il Presidente Bonometti, in questo Paese manca una seria politica industriale, manca una seria progettazione del futuro. Purtroppo si guarda un po' troppo all'oggi e poco al domani, credo che sia fondamentale. Politica industriale bisogna cercare di far capire ai nostri cittadini e alle istituzioni che senza l'imprenditoria il nostro Paese non può andare avanti, quindi bisogna cercare di trovare le strade per uno sviluppo sostenibile, green, efficiente, efficace, ma un vero sviluppo. Ma noi compiamo 100 anni, per cui noi avremo anche noi un grande palinsesto che presenteremo fra circa un mesetto, e questo è sicuramente il primo degli eventi che faremo durante il 2020, che per noi rappresenta il centenario di Fiera Milano. Innanzitutto la passione, lo spirito di sacrificio, la genialità e soprattutto questa tradizione che viene da lontano. I nostri nonni, i nostri padri hanno capito che l'impresa poteva essere la condizione, lo strumento per creare il benessere, quel benessere che oggi i cittadini lombardi possono beneficiare. Quindi vogliamo fare conoscere a tutti cosa abbiamo fatto in questi anni, sia in termini di innovazione, di tecnologia, di ricerca, ma soprattutto di sostenibilità. Vogliamo dimostrare che industria e ambiente possono convivere in maniera eccellente e possono convivere in maniera competitiva. Quindi è una dimostrazione che gli sforzi fatti stanno dando dei grossi risultati, soprattutto in un momento come oggi dove c'è una cultura anti-impresa molto diffusa. Vogliamo cercare di convincere l'opinione pubblica che senza l'impresa non c'è futuro. Il bene dell'impresa è il bene del Paese. Se va male l'impresa, va male il Paese.